che la conoscenza fosse indispensabile per qualunque attività, come dire, è sempre stato noto. Analizzare la conoscenza come una merce, cioè cercare di vedere in quale misura la conoscenza possa essere trattata come un bene economico, è esattamente il punto innovativo. Questa è la novità. Possiamo comprare, vendere, coordinare la produzione, gli scambi e sperare che i prezzi siano in equilibrio per la conoscenza, così come facciamo per le patate, i piselli, l'acciaio? Questa è la grande domanda. La risposta è complicata, naturalmente. Diciamo che nessun mercato è spontaneo, naturale, autonomo. I mercati sono delle istituzioni. Le funzioni che essi svolgono di coordinare produzione, offerta e domanda raramente avvengono in condizioni soddisfacenti. La necessità di una serie articolata di interventi e meccanismi istituzionali per favorire il funzionamento dei mercati è sempre necessaria. Nel caso della conoscenza, indispensabile. Certamente abbiamo assistito negli ultimi 30 anni a un cambiamento radicale nella modalità di organizzazione economica della conoscenza. In parole molto semplici, il centro è stato per tutto il secolo, direi tutto il XX secolo, la grande impresa. Userei il termine addirittura inglese, la corporation, che era il meccanismo che funzionava discretamente per produrre, organizzare e allocare la conoscenza. Oggi è essenzialmente la finanza.